Il problema è che io mi sono sempre sentita donna e sono sempre stata in crisi perché anche se io mi comportavo da omosessuale, omosessuale non ero, io non amavo avere rapporti con altri omosessuali o una storia con un omosessuale, io volevo un maschio, ero donna. Per cui sono cominciato ad andare in crisi e poi alla fine, quando ho cambiato sesso, trovavo estremamente complesso continuare una carriera così da donna. Saraghina maschile di una Roma cinematografica che non esiste più, come il cinema di Federico Fellini. Oggi Marcella Di Folco è diventata la presidentessa del MIT, Movimento Italiano Transessuali. Tu sei un giovane colto, un poeta, a quel che mi dicono. Certo, hai dimostrato scarsa abilità nella lotta. Dovevo portare una lettera a una segretaria di edizione della PEA di Grimaldi, che produceva il film, e arrivai a Cinecittà, al Teatro 5, un pomeriggio che pioveva e che quindi lui stava girando in esterni a Cinecittà ed era tutto bloccato. Passò il cambiamento e mi chiese che volevo, proprio lui, io impazzito. E niente, gli chiesi, dice, vai di là, poi ritorna qui che ti aspetto, mi fece. Dopo una settimana mi chiamano per fare una figurazione. E andai al trucco e mentre mi stavano facendo tutti i ricciolini è arrivato Fellini a vedermi e rimase estasiato da questo mio viso romano proprio. E lui disse che peccato che è arrivato proprio all'ultimo. E dopo un quarto d'ora è venuto l'aiuto regista che mi diceva se me la sentivo di fare un ruolo, di dire delle battute. E io ho detto sì, e quindi mi hanno fatto firmare un contratto come attore e facevo la parte del proconsole nella scena del labirinto, che c'era già questo attore e l'hanno messo da una parte, l'hanno pagato, però ho recitato. Ho fatto Roma, facevo il figlio Mammone. Il figlio Mammone è stato un ruolo divertente e devo dire che Federico Roma l'ha amata veramente tanto. Ma ha la febbre? Messa per la camicia. Ah, grazie. Non ho mai avuto problemi con i registi. Io sono sempre stata una persona al suo posto, non ho mai fatto capricci, sempre a posto con il trucco, anche se si trattava di trucchi elaborati come sul satirico, no? Anche lo stesso Roma, ero tutto, sempre tutto col rosso addosso. E il famoso lenzuolo a "ma vengo da te", perché se no quando rigiravamo, facevamo le prove, si sporcava tutto il lenzuolo. Cioè, se la gente immaginasse che certi effetti, che poi sono divertentissimi, sono nati per delle situazioni contingenti, è incredibile. Mi chiamò e mi disse, senti, guarda, ti faccio un regalo. Ti faccio un regalo e ti faccio fare l'erede al trono d'Italia. E io dico, dice, sì, solo tu lo puoi fare, per via del naso, eccetera. Cioè, proprio io, lui mi vedeva così e io naturalmente l'ho fatto. Io con Magalì Noel non ho mai girato. Io non l'ho mai vista Magalì su Amarcord. Lei faceva, io l'ho vista, nel senso che lei girava, io ero lì per delle prove, e lei aveva la scena del letto che si spogliava, ma ero fuori scena, ci ha presentato Federico, questo è il principe tuo, Magalì, perché lui presentava così, questo è l'uomo con cui ci vai a letto, e Magalì, oddio. Gradisca. Fellini e Rossellini, forse ho imparato veramente di più da Rossellini. E quando lo incontrai la prima volta, mi ricordo, lui mi disse, Cosimo, buongiorno, hai portato i dobloni? E io gli dissi,
Che doblone? Che doblone? Se non niente doblone, niente primi piani. No, guardi maestro, io ho portato gli avvocati. Come gli avvocati, fa Rossellini? Dice, sì, ero stata scritturata per far contessina De Bardi, la moglie, e mi ritrovo a fare sto vecchio barbuto Gianni. Oh. Nessuno può entrare in questa casa. Perché? E intorno alla casa c'è un branco di cani feroci e un sistema d'allarme che chiama la polizia. Ho capito, allora lo sveglio io e commenda. Buongiorno al nuovo giorno, che lieto vi farà. Buongiorno al nuovo giorno di felicità. Buongiorno al nuovo giorno che felice ti farà, ma delle cavolate, che uno ripetisce, mamma che stupidaggine, poi visto il film invece diventava tutto di un divertente così significativo, veramente no, sono di molto geniale su questo. Sulle zampe amico! Oh, ma hai fatto male, sa? Ma che vuoi? Ma chi è lei? Gorilla K2, tu sei il maggiordomo? Sì, so cosa. Alzate, brutto. Let's go away. I can away. Mi ricordo quando lui girava la scena finale del film di Gengere Fredda alla stazione Termini, una notte andai lì a trovarlo e lui chiamò Mastroianni e fa, ma c'è, vieni qua, te la ricordi sta signora? Ma te la ricordi questa? E Mastroianni che mi guardava dice, no, quindi, ma chi è sta signora? Ma chi è? È la Marcellona. La Marcellona, Mastroianni è cascato per terra, me lo ricorderò sempre.